aspettiamo. Aspettiamo qualche minuto. Buonasera a tutti. Aspettiamo qualche minuto che si connettono. Ecco, aspettiamo che si connette qualcuno perché è molto importante quello che sto per mostrarvi. È davvero molto molto importante perché sono all'interno del Vietri di Larino, dell'ospedale Vietri di Larino, quindi vi chiedo gentilmente di condividere perché qui dentro non hanno fatto entrare nessuno, non hanno fatto entrare le televisioni, non hanno fatto entrare coloro i quali volevano fare delle inchieste all'interno di questo ospedale. Ora, siccome io sono consigliere regionale e ho poteri ispettivi all'interno degli ospedali, voglio capire a me che cosa dovranno dirmi, perché questa mattina sono stato al presidio Caracciolo di Agnone e ho fatto vedere come stanno desertificando il Caracciolo di Agnone, con la possibilità di perdere anche il trasporto dei dializzati. Poi siamo andati davanti al CUP di Isernia e ora sono venuto al Vietri di Larino. Siamo all'ospedale Vietri di Larino e vi prego, dovete condividere tutti quanti questo video perché i molisani, i ministri, i viceministri, tutti quanti. Questo video deve arrivare fino a Speranza, deve arrivare al commissario nazionale Arcuri, deve arrivare a tutti, perché non è possibile che in Molise si stia verificando quello a cui stiamo assistendo, ovvero la direzione generale di ASREM, facendo di fatto opponendosi a un progetto che era stato presentato dal commissario Giustini, che voleva appunto qui nel Vietri il centro Covid. Alla fine sono stati presentati due progetti. E qual è il progetto che l'ha spuntata? Quello che vede al Cardarelli di Campobasso, all'ex hospice del Cardarelli, nascere la famosa torre Covid. Cioè il governo ci dà 9 milioni di euro, badate bene, 9 milioni di euro per fronteggiare l'emergenza Covid, e loro, questi signori, pensano di dover spenderne circa 7 per degli interventi di natura infrastrutturale, cioè cemento, spendere altri soldi sul cemento. Quindi io sono al Vietri di Larino per dimostrarvi che questa è la struttura sicuramente migliore del Molise a livello infrastrutturale, 10.000 metri quadri a disposizione. Cioè qui abbiamo 10.000 metri quadri, guardate che spazi, il deserto, 10.000 metri quadri a disposizione, e loro decidono di spendere altri 7 milioni di euro per la famosa torre Covid al Cardarelli e altri interventi infrastrutturali. Questo è un luogo simbolico, siamo di fronte alla rianimazione, perché prima qui c'era un blocco operatorio, qui ci sono le sale di rianimazione, qui dentro ci siamo, qui c'erano le sale di rianimazione. Ripeto, siamo al Vietri di Larino, dovete condividere queste immagini perché non hanno permesso a nessuno di venire qui dentro. Però siccome sono un consigliere regionale, voglio vedere se non lo permettono a me. Questa è la rianimazione, il blocco di rianimazione. Ripeto, qui dietro c'erano quattro sale operatorie. Quattro sale operatorie. Ma seguitemi, perché non è finito. Qui c'è un... Praticamente si cammina per veramente ore e si può camminare per ore qui dentro. È un hangar praticamente completamente vuoto, completamente vuoto. Si continua a camminare, guardate che spazi che ci sono, cosa assurda, è che è tutto in funzione, cioè i termosifoni sono bollenti, la luce è attiva, tutti i corridoi sono illuminati. Attualmente diciamo che il Vietri di Larino attualmente dovrebbe svolgere la funzione di ospedale, di comunità, servire per i servizi territoriali, di fatto non lo riescono a utilizzare nemmeno per quello. Quindi abbiamo, guardate, guardate qui, guardate questi spazi, questi saranno 1.000 metri quadri, non lo so fino alla fine, saranno 1.000 metri quadri, tutto deserto, tutto perfettamente funzionante, pulito. Ok, ripeto, siamo all'interno del Vietri di Larino e dovete condividere questo video perché io non ci sto, è tutto acceso, termosifoni accesi, interi corridoi vuoti. Ora guardate gli infissi sono nuovissimi, è tutto perfetto qui dentro, eppure decidono che devono spendere milioni e milioni di euro in cemento, cioè invece di spendere soldi per quello che ci serviva veramente alla nostra sanità, invece di spendere soldi per il personale,
di spendere soldi per i macchinari che servivano sia per l'ordinario che per fronteggiare l'emergenza, no, decidono di spendere i soldi in cemento. Ma guardate, io sto camminando da circa 5 minuti, queste sono tutte stanze chiuse, guardate, ce ne sono una serie, ma sono tutti corridoi pieni di stanze, stanze chiuse, queste sono stanze con bagno pienamente funzionanti fino a qualche anno fa, queste sono stanze con bagni pienamente funzionanti. Volevo portare qui dentro il consiglio regionale, ma il presidente Salvatore Micone non me lo ha concesso, perché li ho portati prima stamattina al Caracciolo, poi al CUP di Isernia, e poi volevo portarli qui al Vietri di Larino per farvi rendere conto della follia che avete messo sopra. Cioè, la follia qual è? È quella che con tutto questo a disposizione, 10.000 metri quadrati, 10.000, qui posso, c'è distanziamento assoluto, prendo fiato, 10.000 metri quadrati a disposizione, eppure questi signori decidono di spendere altri soldi pubblici per fare la torre Covid al Cardarelli. Per fare la famosa torre Covid al Cardarelli. Pensate che qui fuori, qui all'entrata fuori, c'è anche la camera iperbarica. La camera iperbarica potrebbe tranquillamente essere utilizzata per l'ossigenoterapia e per tutta una serie di cose che servono per curare le persone dal Covid. Di che cosa abbiamo realmente bisogno? Non abbiamo bisogno delle strutture di cemento, noi abbiamo bisogno dei medici, abbiamo bisogno dei macchinari, ok? Perché tranquillamente queste strutture possono essere benissimo utilizzate. E non solo, voglio dire una cosa a Florenzano, caro Florenzano e caro Toma, se veramente ci tenete al Molise e Molisani, è qui che bisogna immediatamente far nascere un centro Covid. Inizialmente potrebbe essere anche a media e bassa intensità di cura, ma è qua, non in una torre da dover costruire che vedrà la luce tra 4 mesi. Qua potete venire domani mattina e curare i cittadini molisani. Troverete non solo le luci accese, internet funzionante con i cavi LAN e la connessione a massima velocità, addirittura troverete le stanze calde, sì, perché tutta la struttura è riscaldata, è pulita. Pensate che spendiamo per pulire il Vietri di Larino e il San Timoteo di Termoli oltre 1 milione di euro l'anno. Ora, queste immagini che io vi sto facendo vedere, ok, loro ci tenevano a che nessuno le vedesse, nessuno. Qui non hanno fatto entrare le televisioni, non hanno fatto entrare i reporter di livello nazionale, ma ci dobbiamo pensare noi. La rete mi deve aiutare, voi mi dovete aiutare a far vedere quello che sta succedendo qui dentro, a far vedere questo scandalo a tutta Italia. Noi dobbiamo far arrivare questa roba ovunque, questa roba deve arrivare a livello nazionale. Ci siamo? Perché qui abbiamo altre porte, altre stanze, blocchi operatori, ovunque. Qui c'era prima un ambulatorio di ecografia, qui ovunque ci giriamo, ci sono spazi a sufficienza per curare non solo tutti i malati di Covid del Molise, ma questo poteva diventare un centro che dava accoglienza anche a tutte le altre regioni viciniori. Qui con 10.000 metri quadri a disposizione, nuovi, badate bene, infissi perfetti, tutto illuminato, riscaldato, pulito, preciso. Qui e nel giro di una settimana si potrebbe dare assistenza ai nostri malati. Invece queste persone che sono al governo regionale continuano a ostinarsi nel voler costruire la famosa torre Covid al Cardarelli. Ora, da questo momento in poi, dopo che tutto il Molise le ha viste queste immagini, non potete fare più finta di nulla.
Io, la prossima volta che facciamo il consiglio regionale, verrò qui e lo faccio partire da qui il consiglio regionale, così come ho fatto questa mattina con il Caracciolo. Perché? Semplicemente perché non ci sto a essere preso in giro né dal presidente Toma, né dal direttore generale Oreste Florenzano, né da chiunque altro ci propini delle soluzioni che in questo momento sono ridicole, perché con 10.000 metri quadri a disposizione, ripeto, non è possibile pensare di dover spendere altri soldi per il cemento a Campobasso. Questa, a livello strutturale, è la migliore struttura del Molise e deve essere utilizzata per far fronte a questa emergenza sanitaria. Vi prego, aiutatemi a condividere, facciamo arrivare questo video ovunque. Loro ci tenevano a che le immagini del Vietri non venissero in alcun modo diffuse. Pensiamoci noi, perché a questo punto, se loro vogliono denunciare qualcuno per aver diffuso delle immagini di un ospedale pubblico deserto, denuncino me. Potete denunciare me in maniera tale che me ne assumo io le responsabilità. Grazie.